Non facevano parte forse dello staff degli allenatori. Non è ancora conosciuto bene il loro lavoro all'epoca. Penso. Beh, andiamo alla fonte direttamente, perché abbiamo con noi collegato, tra l'altro anche in video, Massimo Carcarino, Match Analyst. Buon pomeriggio. Ciao ragazzi, buon pomeriggio, grazie dell'invito. Ciao, ciao Massimo, c'erano nel 2007 Match Analyst? Sì, sì, c'erano. Facevano parte dello staff. Un po' una funzione un po'... Sì, era una funzione un po' diversa, adesso si sono un po' allargate le competenze, perché adesso non esiste più il match analyst, quello che si mette a lavorare sui dati, adesso è un lavoro più approfondito, poi cambia sempre da allenatore a allenatore, questa cosa non mi stanco mai di dirlo. Non c'è un ruolo fisso, cioè chi ne fa un uso diverso dall'altro. Sì. Massimo, ti chiedo solo di alzare un po' la telecamera, perché così... Il sottopancia non ti copre, insomma, esattamente, grazie. Grazie, perfetto, perfetto così. Massimo, ragionando proprio sul percorso del Napoli, no? Il Napoli ad un certo punto, a inizio stagione, cambia sistema di gioco, passa a questo 4-3-3 che poi è molto camaleontico. Noi usiamo i numeri per fare sintesi, però è una squadra che, a seconda delle situazioni, dicevo prima, quando attacca, per esempio, a volte sta 3-4-2-1, a volte 4-4-2-2-2, però diciamo che l'identità sua è 4-3-3, che in fase non possesso scala o 4-5-1 o 5-4-1, e così ha messo a posto la fase difensiva, non subisce più quelle transizioni, l'anno scorso abbiamo parlato spesso, no? Quei buchi centrali che prendeva fino anche al primo tempo col Parma in questa stagione, però su 21 gol in campionato, 9 li ha fatti con la vecchia anima, col 3-4-2-1, nelle prime 4 giornate. Cosa manca adesso al Napoli per alzare il livello anche a livello offensivo? No, io per conoscere i problemi delle squadre bisogna stare dentro. È ovvio che noi da tifosi dall'esterno guardiamo e ci facciamo tutti un'idea, che poi da di fuori siamo tutti allenatori, questa è la verità. Questa è la verità. Io non credo molto ai numeri, Ciro lo sai. Io penso che il Napoli sia cambiata nel mantra, cioè nel senso che il mister ha portato la sua idea, ed è questo, non avevamo neanche il minimo dubbio, conoscendo il valore sia tecnico ma soprattutto caratteriale dell'allenatore. Quindi la squadra è a immagine e somiglianza sua, nelle caratteristiche di Antonio Conte, del mister. Quindi il Napoli è quello lì. Poi nei numeri 4-3-3, 3-4-2-1, questo lascia nel tempo che trovano. Il Napoli penso che si riconosca molto nell'allenatore attuale. Ed è cambiato rispetto agli anni scorsi, perché gli anni scorsi, quasi per un decennio, abbiamo sempre parlato di una squadra che aveva un mantra della gestione della palla, della qualità tecnica, del portare tanti uomini dall'altra parte del campo, stare tante volte nell'area di rigore degli avversari. Infatti, se vedi gli attaccanti del Napoli degli anni scorsi, avete citato voi qualcuno, uno era Cavani, che era un giocatore straordinario, ma il più forte era Higuain, lo stesso, poi Osimhen. Perché? Perché il Napoli aveva un mantra che la partita la doveva sempre fare, con allenatori diversi. Adesso c'è un allenatore diverso che ha un'altra visione, perché una visione giusta non esiste. Non esiste e non esisterà mai. L'allenatore bravo è colui che riesce a convincere i giocatori a portarli dalla sua parte. E lui è bravo, e non penso che una partita adesso possa cambiare il giudizio, perché Napoli fino alle 8:30 di domenica era una squadra molto solida, perché vinceva. Adesso ha perso mezza partita, dai, ha perso mezza partita per un episodio che sono legati al gioco del calcio, e soprattutto in Serie A, dove poi una partita bloccata 0-0, poi Saxen diventa il gol. Quindi è così. Non credo molto ai numeri, credo che sia cambiato il principio. Quindi Napoli è una squadra che rispetto al passato fa meno la partita, paradossalmente la lascia fare anche un po' agli avversari, e poi cerca di capitalizzare le occasioni, ed è molto brava a farlo. È molto brava a farlo, e l'ha fatto di meno questa partita con la Lazio. Però sui numeri non lo so, la sensazione che ho io è che sia cambiata un po' nelle caratteristiche. Io sento molto parlare di Lukaku, no? Mi diverto in questo momento che sono fermo, mi diverto a leggere, e vedo dei giudizi anche tanto negativi su Lukaku, no? Che è un giocatore determinante. Io penso che il Napoli in questo momento faccia fatica ad arrivare a Lukaku, e questa è la cosa che più potrebbe essere preoccupante, ma no che il Napoli
sia una questione di numeri, perché poi l'hai detto tu, quando difende, difende sempre a 5. Quindi no, ma io non facevo, io cerco di andare oltre la partita con la Lazio, perché la mia analisi è questa qui. Il Napoli sta facendo benissimo, si è ricostruito, pochi allenatori al mondo erano capaci di far ricostruire una squadra sbandata, distrutta, come il Napoli in così poco tempo. A livello difensivo la migliore difesa d'Europa insieme a Bayern, Juve e Fiorentina, quindi di cosa vuoi parlare? A livello offensivo, lo dice anche Conte, che i numeri non sono da squadra da vertice, perché il settimo attacco è troppo poco per essere squadra da vertice, e per me lo paghi contro l'Atalanta, contro la Lazio. Infatti hai fatto 8 punti su 18 nei 6 confronti contro le big, quindi penso che ma per migliorare, non per io credo che manca un po' manca un po' di qualità nell'ultima parte di campo, sì, perché io ricordo la partita, la stessa analisi che ha fatto Conte ha detto la stessa cosa. Io ricordo la partita con la Lazio che, insomma, McTominay ha avuto 2-3 situazioni a palla libera agli ultimi 20 metri e non è che ha sbagliato, perché lui non ha certe caratteristiche che magari poteva avere Zielinski, e ha sbagliato una rifinitura importante, ma era un passaggio gol quello lì, no? Noi nell'ambiente lo chiamiamo ultimo passaggio, il passaggio fondamentale, quello, sì, che poi ti porta a tirare in porta. Il key pass. E Napoli sono cambiati alcuni giocatori che hanno, per un per forza di cose, cambiato anche un po' il modello di gioco, perché Napoli la catena di sinistra 2 anni fa era Mario Rui, Zielinski e Kvaratskhelia, adesso c'è Olivera che è il titolare, è diventato, c'è McTominay e c'è Kvaratskhelia, ma McTominay è un giocatore diverso da Zielinski. Zielinski è un giocatore di palleggio, quindi con Kvaratskhelia parlavano un po' la stessa lingua. Invece, beh, giustamente anche Olivera è diverso da Mario Rui, assolutamente. Ma Olivera ha un mantra più, un giocatore più caratteriale, più già un uruguaiano, quindi è un giocatore un po' diverso, come lo era anche Mario Rui, però Mario Rui era un giocatore che sapeva accompagnare bene l'azione, perché al di là di quello che si diceva che è stato sempre molto sottovalutato, è un giocatore che sapeva giocare a calcio. Olivera lo sa fare, ma ha delle caratteristiche diverse, sia fisiche, sia tattiche, e anche di richiesta, perché è una richiesta diversa. Ma più che altro McTominay è che con Kvaratskhelia, secondo me, ancora devono relazionarsi bene, perché tante volte vanno anche un po' allo scontro, perché Zielinski lavorava di palleggio, lui lavora nello spazio dove rientra sempre Kvaratskhelia, quindi ecco, alcune cose che vanno meccanizzate ancora, ci vuole ancora un po' di tempo, sicuramente il mister ci starà lavorando, ma il Napoli l'identità ce l'ha, poi da migliorare c'è sempre. Io penso invece che, essendo poco tempo, e visto che in Italia il tempo è sempre pari allo zero, io invece credo che il giudizio mio, nel mio piccolo, dall'esterno, che è sempre difficile, è che sia un giudizio super positivo, perché lui in pochi mesi, prima di tutto, ha ridato un'anima, un'organizzazione e una forte identità. Poi le aree di miglioramento ci sono sempre, ma anche l'area difensiva, anche se Napoli è la miglior difesa d'Europa, c'è sempre anche da migliorare lì. Assolutamente. Non è che si fa bene, non si migliora più. Io penso che Napoli in questo momento qua manca un po' gli ultimi metri, perché rispetto agli anni scorsi, dove eravamo abituati molto bene a vedere una squadra che comunque faceva sempre gol, Napoli partiva sempre con 1-2 gol rispetto agli avversari, e quest'anno magari sembra che in questo momento qui, in questi 3 mesi di campionato, sembra che faccia un po' più fatica, ma sono cambiati anche alcuni interpreti, perché l'allenatore ha un'altra visione, non è sbagliata. No, sì, assolutamente. Ti chiedo se hai avuto modo di vedere un po' l'Udinese di Runjic, prossima bestia del Napoli, che impressione ti ha fatto? L'ho vista l'ultima col Monza, dove secondo me ha iniziato molto bene, portando anche un po' di diversità rispetto all'Udinese degli anni scorsi, che era una squadra, nonostante i tanti cambi di guida tecnica, aveva un'identità ormai stabilita. Quest'anno sembra un po' diversa, all'inizio soprattutto ha portato un'area di entusiasmo un po' nuova, una metodologia forse anche un po' cambiata, però l'ultima partita ha fatto meno bene e calata un po' nella qualità del gioco. Però è una squadra che forse insieme all'Atalanta è la squadra più fisica del campionato. Io ho avuto tante volte il piacere di incontrarli dal vivo, i giocatori tanti ce ne sono ancora, è una squadra molto strutturata, quindi è una partita che comunque il Napoli deve stare attento sulle palle inattive, sulle palle laterali, giocatori di gamba e di corsa, dove
quando c'è lo spazio davanti in transizione, una squadra che può far male a tutti, non solo al Napoli. E poi quest'anno c'è Luca che sta molto bene, che è un giocatore che in area di rigore ci sa stare. E c'ha buona qualità, perché Tauen è un giocatore che, se sta bene, è un giocatore che nell'Udinese, forse, con tutto il rispetto, non c'entra niente. C'è Kellenkamp che si sta rilanciando, che è un ragazzo che stava all'Ajax qualche anno fa, che prometteva bene. Ha giocatori comunque di qualità, ma il Napoli è una squadra che, se fa il Napoli, non credo che possa preoccuparsi più di così tanto. Massimo, una domanda proprio riguardo l'Udinese, perché se guardo la partita con il Monza mi viene in mente Luca che fa un gol da centravanti puro, attacca il primo palo e segna, e poi in realtà fanno il secondo gol con probabilmente il meno contropiedista della rosa, che è Biol. Allora ti dico, l'imprevedibilità dell'Udinese potrà essere un fattore contro il Napoli? Bisogna stare attenti, soprattutto in area di rigore. Certo, l'Udinese con quella struttura fisica lì, che poi in Serie A ne fa da padrone, tante squadre sono costruite in quel modo lì, ma soprattutto l'Udinese è una squadra che, se meno della porta in aria, è la miglior cosa. Un po' come tutte le squadre, sembra quasi un paradosso quello che stia dicendo, ma è la verità. Luca, oppure le entrate delle mezzali, che sono brave ad accompagnare, perché è una squadra che cerca molto comunque la linea laterale, questi cross, queste entrate, le stesse palle in attiva. Adesso ha detto Biol, no? Mi viene in mente, ma c'è anche l'altro centrale, Touré, giocatori strutturati, dove su queste situazioni possono essere pericolosi. Ma mi immagino il Napoli che faccia la partita, quindi quando tu tendi a fare la partita, dove devi stare attento è ovviamente non prendere ripartenze. Questo è perché immagino che sia così. Poi speriamo che non sia magari una partita proprio bloccata, che l'Udinese sceglie di non, tra virgolette, di avere un atteggiamento dettato dalla strategia tanto basso, e così è un po' di spazio ce l'hai. Che è paradossale che le squadre più aggressive sono e più spazio tu hai in avanti. Se invece l'Udinese si mette lì, magari puoi fare un po' più di fatica, e quindi l'attenzione e il rischio maggiore sono proprio le riparte. Ti faccio invece una domanda relativa alla una partita di ieri sera. Non so se hai avuto l'opportunità di vedere Atalanta Real Madrid, ma io ho visto, sì, ho visto quello. Ho visto qualche spezzone, una buona parte insomma di partita, e penso che Ederson e Bellingham abbiano fatto una partita da una parte e dall'altra sontuosa, mostruosa. Penso che chiunque voglia cominciare a fare il centrocampista deve cominciare a guardare le partite sia di Bellingham che di Ederson. Secondo me no, perché si deprime, sì. E dice non posso mai arrivare a quel livello. Beh sì, anche in realtà c'è questo rischio di depressione, però dico, quando un match analyst va ad analizzare le caratteristiche di un singolo giocatore nell'arco di una coralità di squadra, quanto incide avere un giocatore in squadra che ha le caratteristiche di Ederson, un giocatore d'ordine al centrocampo di Ederson, quanto invece incide avere un giocatore di gamba, fisico, tecnico come Bellingham? Allora, c'è da dire, no, Bellingham è madre natura che l'ha premiato, e quindi lì c'è solo da ringraziare la mamma e il papà, perché lì con quelle qualità tecniche, fisiche, tattiche e anche mentali, perché giocare nel Real Madrid, essendo un 2003, gioca da 5-6 anni già titolare tra Bundesliga, Dortmund e Real Madrid, quindi lì è tutto talento naturale e testa. Su Ederson è un giocatore che è passato da Gasperini. Io l'ho incontrato nell'anno dove lui era a Salerno, ti dico la verità, e lui faceva il tre quarti in quell'anno. È un brasiliano un po' atipico lui, perché non è un brasiliano del calcio bailando, no, è un giocatore di quantità, è un giocatore di grande quantità. All'Allan, ovviamente, che Brasile scegliere un brasiliano. Un po' all'Allan, forse un po' che ha un po' più di struttura, di strutturale. Ma siamo lì, però lì io ci metto il lavoro, visto che sono da questa parte, quindi dal lato degli allenatori. Ci metto il plus di Gasperini, del mister, perché ogni giocatore che passano da lui sono tutti migliorati. Senza dubbio. Ma io non ci metto solo Ederson, ci metto De Ron, che sono 9 anni che fa quel lavoro. E lì però c'è l'allenatore, c'è la sua capacità di convincere i giocatori a fare quel tipo. Ecco, quindi il discorso che parlavamo prima del mister, di Conte, è quello che Gasperini riesce da ormai 9 anni con l'Atalanta, ha fatto 5 anni a Genova, ci riesce sempre a convincere i giocatori a fare certi tipi di cose. Poi lui ha delle caratteristiche particolari
che si sposano bene con il calcio europeo, perché quando il campo si apre nel senso che si aprono gli spazi, lui avendo quella fisicità, avendo quella frequenza di passo, quella esuberanza, riesce a coprirti tanto campo. Poi magari se mi chiedi anche dove potrebbe essere dove potrebbe migliorare per essere un giocatore top livello, magari nella gestione della palla, però quello poi si sposa sempre nelle idee, nelle richieste. L'Atalanta magari ha una richiesta diversa e quindi lui è perfetto. Per la partita ieri mi sono divertito un sacco, devo dire la verità, dove l'Atalanta ha fatto una partita da Atalanta, dove non fa neanche più notizia la partita dell'Atalanta. Infatti. La partita dell'Atalanta non fa più notizia perché ormai sì, infatti la cosa paradossale è che cioè, nell'analisi pre-partita l'Atalanta con Real Madrid era favorita. Cioè nel pensiero collettivo si diceva vabbè, Real Madrid è in difficoltà. Cioè, papà, a me l'Atalanta, pensa che lavoro hanno fatto questi qui. Infatti, perché l'Atalanta, Ciro, io penso, Real Madrid. Ciro, io penso che dobbiamo dare valore al lavoro. È ovvio che l'Atalanta è veramente un caso straordinario, come può essere anche qualche altra squadra in altri campionati. Non so, il Girona l'anno scorso facendo un altro tipo di però calcio, il Girona fa un anno. Essere... L'Atalanta ne fa 10. Il Girona fa un anno, è vero, perché il Girona poi quando ricambia i giocatori, quest'anno ha perduto 4 giocatori, poi fa fatica a rimetterli dentro. Invece loro sono, ecco, la capacità, è quello che ti volevo dire, è proprio la capacità di trovare i giocatori adatti a quello che richiede il suo allenatore. E quello è proprio il merito al lavoro. E quindi l'Atalanta è una storia bellissima dove, secondo me, al di là dell'idea, perché l'idea poi non è che deve piacere per forza l'idea dell'Atalanta, però come progetto, come idea generale del lavoro. Però funziona perché l'allenatore ha tutto, il mister ha tutto in mano lì. È quella la verità, esatto. Perché loro, se tu prendi quest'estate, si fa male Gianluca Scamacca e dopo mezz'ora c'è Retechi sotto Zingonia, ti fa capire, sì, che è un lavoro di veloce, che hanno tutto pronto. Io ho qualche giocatore che ho avuto è a Bergamo, tipo Jim City, che ce l'ho avuto io. Scamacca adesso, ma c'ha avuto Jim City a Benevento. A proposito, te lo ricordi Jim City a Benevento e Jim City ora? Sono due giocatori diversi. Io se penso a Jim City, parte il bene che gli voglio per il ragazzo che è, perché veramente lui ha fatto la gavetta. Lui ha fatto, prima di Benevento, ha fatto l'Avellino in Serie B e non giocava neanche. E questa è la verità, era un fuori rosa, poi torna dopo Benevento lì, va in ritiro come settimo, ottavo difensore, è diventato in pochi anni uno dei capitani della squadra, e l'anno scorso alza l'Europa League da protagonista, da capitano. Quindi quello è il lavoro del mister, che secondo me è quello lì che ha lasciato realmente la traccia. Poi ci sono anche altri allenatori che hanno lasciato qualcos'altro, sicuramente, che ognuno poi ha un'idea, ma lui l'ha ribaltato. È incredibile, perché giocatori come, non so, Lookman, io lo ricordo bene a Liverpool quando era ragazzino, e lui faceva fatica a giocare in Premier League in seconda fascia. Anche a Leicester non giocava sempre Lookman, non giocava perché faceva fatica in seconda fascia, perché Leicester è una squadra era un giocatore, perché lui gli trova sempre, esce la sua grande capacità è a trovare sempre i giocatori e a metterli nelle condizioni ideali, perché Lookman nasce come una punta esterna di fantasiosa, bravo, ma era molto fumantino, ma adesso l'ha reinventato attaccante. Infatti, ma questo è successo anche con Gomez. Io se penso al Papu, no? Papu Gomez, sì, è un giocatore stratosferico, ma il Papu era una punta esterna, quando è andato a Bergamo poi l'ha fatto giocare da trequartista e ha fatto fare una seconda carriera. È straordinaria l'abilità di Gasperini nel trovare la posizione ai giocatori, non solo quella, una poi delle tante abilità. Ma la sua grande capacità è convincerli, perché non è trovare la posizione, perché non è quella, certo, la cosa, certo, più difficile per l'allenatore. È convincere i giocatori a fare determinate cose. E mi sembra che Se io penso a Ian, ok, che quando l'anno scorso, 2 anni fa, l'ha preso il Verona, l'ha preso dal Göteborg, se non sbaglio, in Svezia, e Ian giocava nel Verona, adesso fa il centrale difensivo nell'Atalanta che lotta per l'Europa, vince l'Europa League.
Cioè, dici, ma un giocatore del Verona possiamo vincere l'Europa League? Sai, nelle frasi. E invece succede. Sono frasi un po' buttate così, succede. Ma in realtà. Sì, buttate così perché non si conosco. Invece io. Massimo, ma potremmo parlare altre 18 ore. Di... Però purtroppo c'è la pubblicità. Quindi no, dobbiamo salutarti. Alla prossima. Ragazzi, grazie mille. Grazie a te, Massimo. Alla prossima.